Oggi intervisto Liliana Rampello, che è considerata tra le critiche più autorevoli di Virginia Woolf in Italia, autrice di libri come Il canto del mondo reale, edito dal Saggiatore, di cui parleremo, ma soprattutto curatrice di importanti raccolte, la raccolta di saggi, ad esempio Voltando Pagina. Questa intervista, come le altre, è realizzata all'interno del mio progetto di Marie Curie, intitolato Virginia Woolf and Italian Readers e finanziato dal progetto per innovazione e ricerca Horizon 2020 dell'Unione Europea. Inizio dai tuoi inizi, cioè dalla tua formazione. Tu sei appunto considerata una delle critiche più autorevoli di Virginia Woolf in Italia, pur non avendo una formazione da anglista, ma una formazione da filosofa. Come è avvenuto quindi questo avvicinamento a Woolf, che non sarà avvenuto per puri motivi lavorativi, come magari accade a un anglista? No, allora, in effetti la mia formazione è di carattere filosofico. Io mi sono laureata però con Luciano Anceschi, un grande fenomenologo italiano, e all'interno della sua disciplina estetica lui aveva molto spinto il lavoro anche dei suoi collaboratori e dei suoi assistenti, a partire dai suoi studenti, sulle poetiche, ovvero sulla riflessione che gli artisti fanno sul loro fare, eccetera, eccetera, in chiave anticrociana. Quindi io ho sempre lavorato da subito, diciamo, dal primo seminario che ho fatto subito dopo la laurea, appunto per la cattedra di Anceschi, ho sempre lavorato sulla riflessione degli artisti, sulle poetiche, non tanto sull'estetica come disciplina, diciamo, dura, sistematica. Naturalmente si lavorava anche su Hegel, si lavorava su Croce, si lavorava su tutti i grandi filosofi, però la mia attenzione è stata subito sulla teoria della letteratura che mi affascinava moltissimo, perché è la cosa che mi piace fare è leggere romanzi e quindi potevo incrociare il piacere dello studio col piacere della lettura. A Virginia Woolf sono arrivata non subito perché i miei primi interessi sono stati di altro ordine. Direi che uno dei primi grandissimi filosofi e critici letterari cui ho dedicato molti anni è stato Walter Benjamin. Da Benjamin sono arrivata a Proust perché penso che lui abbia scritto uno dei saggi più interessanti, anche se brevissimo, su Proust. Poi, man mano, però, verso la fine degli anni Ottanta, incrociando il femminismo, ho incrociato la Woolf pensatrice, non tanto la Woolf scrittrice, perché il femminismo italiano si è, diciamo, radicato anche dal punto di vista della riflessione teorica sulle tre Guinee e la stanza tutta per sé, quindi i due grandi saggi politici. Quindi ho incrociato Woolf come pensatrice e non avevo mai lavorato attentamente sui romanzi. I romanzi erano state delle letture nemmeno particolarmente significative dei miei anni giovanili, diciamo. E il femminismo invece mi ha fatto avvicinare a lei, leggendo qua e là a quell'epoca, avevo trovato questa frase, ma del resto nemmeno in Proust i caratteri maschili e femminili si possono sono trattate allo stesso modo, cioè nel senso che nemmeno Proust vede le donne per tutto quello che sono, nemmeno una scrittrice può vedere gli uomini per quello che sono. Una frase che mi aveva molto incuriosito perché era riferita a Proust, in quel momento stavo lavorando su Proust, che ho dedicato il mio primo libro, e quindi pian piano a questo si è aggiunto un regalo, appunto il caso, oltre che il piacere, il caso, il regalo di una mia amica che nell'85, questo lo ricordo molto bene, mi ha regalato il diario di una scrittrice, dicendomi: ma io l'ho letto, ma non è molto interessante, te lo passo. E da lì è scoppiata una passione, direi, per cui, pur con tutti i timori di una formazione appunto non da anglista, di una lingua che conoscevo molto meno di quanto avrebbe potuto conoscerla un anglista, con la fatica di cercare di arrivare a una comprensione linguistica sufficiente per poter fare delle riflessioni non solo estemporanee, benché io non mi sia mai applicato tecnicamente allo stile di Woolf, perché penso che quello sia un lavoro che fanno veramente le persone che hanno l'inglese come una vera seconda lingua, insomma, perché è molto complicato, ma non tanto l'inglese di Woolf, la lingua Certo. inglese ha, come dire. Ecco, quindi l'incontro è stato così. A quel punto ho ricominciato a leggerla e la lettura mi ha veramente affascinato perché è una scoperta continua,
continua, e la cosa che mi colpisce moltissimo è che la rilettura è una scoperta continua. Quindi il primo passaggio è stato il femminismo, quindi la radicalità del suo pensiero politico. Poi, quando ho cominciato a lavorare invece sui romanzi, mi sono resa conto che le scoperte wolfiane arrivano sempre prima attraverso l'arte e poi vengono anche, come dire, riproposte come riflessioni, con quella sua concettualizzazione piena di immaginazione, quindi con quell'immaginazione concettuale che è tipica sua, un'immaginazione pensante, diciamo, ma non è mai un sistema né chiuso, né una filosofia definita, né, non ci sono mai in lei affermazioni definitive, ci sono continui avvicinamenti al tema, continue domande, suggerimenti e quindi aprono veramente la testa. È un invito proprio ai lettori, alle Sì, lettrici a riflettere più che. esatto. Visto che lo hai nominato, hai nominato l'importanza che ha avuto la lettura femminista di Woolf sulla tua lettura della scrittrice, c'è una cosa bellissima che scrivi nel tuo testo Il canto del mondo reale, quando dici che per come ha vissuto e scritto Virginia Woolf è per me la prima scrittrice capace di rovesciare il disvalore di essere una donna e una scrittrice nella libertà di essere l'una e l'altra insieme. Questo pensiero è in qualche modo presente anche nell'introduzione che Elisa Murao scrisse per Le tre guinee quando il libro venne edito da Feltrinelli. E ti avrei chiesto qual è l'importanza della lettura femminista per te, ma me lo hai già detto. Vorrei però invece leggerti una frase che ho trovato tra gli appunti delle riunioni dei collettivi femministi che si riunivano alla Libreria delle Donne di Milano. Ho trovato questa frase che dice: Virginia Woolf aveva il problema del dislivello tra una grande lucidità e il sentire. Questo fa di lei una eccellente saggista e una romanziera non pienamente riuscita. E questo in qualche modo riecheggia quello che mi dicevi Ma è prima, stato no? un punto molto preciso del mio lavoro. Cioè, chiaramente, avendo incrociato, diciamo, il pensiero femminista, del femminismo e della differenza sessuale, perché i femminismi sono tanti, in libreria, ho letto con molta attenzione, perché io sono entrata dopo, diciamo, in quest'onda femminista, ho letto con molta attenzione questi elementi tratti dal catalogo giallo sulle scrittrici. Diciamo, ne ho preso la parte che mi convinceva di più, ovvero che il titolo che è del catalogo giallo è Le madri di tutte noi, ovvero che era molto importante riconoscere una tradizione femminista, che poi femminile anche, che si chiama genealogia quando parliamo di Woolf. Quindi un'idea molto importante che da Woolf arriva fino a Lucy Riverme. Però la cosa che non mi convinceva della lettura femminista e anche della lettura della libreria e anche della lettura di Elisa Murao, che pure è ovviamente un'eccellente pensatrice, era che in qualche modo non avevano capito quello che a me sembrava e che ti ho appena detto, ovvero che lei prima è una grande artista e allora una grande pensatrice, ma non sarebbe mai stata, secondo me, una altrettanto grande pensatrice se non avesse avuto questa urgenza di sperimentare quello che andava pensando, facendolo incarnare i suoi personaggi, perché appunto è la sua immaginazione che le permette di capire i concetti, non è mai il procedimento inverso, secondo me. Quindi ero in profondo disaccordo con quanto veniva espresso in quel passaggio che tu hai citato, anche se bisogna tenere conto ovviamente che l'interesse politico per le scrittrici prevaleva sull'interesse, Certo. Come dire, critico letterario estetico, che era invece il mio. Quindi la sfasatura delle letture dipende da questo. Io poi rivendico che ci sia una critica letteraria che è intrinsecamente politica, nel senso che non c'è bisogno di dichiarazioni né di formulazioni ideologiche, però sicuramente il taglio che tu dai alla lettura delle scrittrici, ma anche degli scrittori, è anch'esso un taglio incarnato. Cioè, io sono una donna che pensa, non sono un uomo che pensa. Quindi, dopodiché conosco quello che dicono gli uomini, quello che dicono le altre donne, però è molto importante non dimenticare che il soggetto conoscente fa parte della forma conoscitiva anche dell'oggetto, no? Quindi questa cosa mi interessava sempre molto. Da questo punto di vista, né il femminismo italiano, né quello francese, che conoscevo abbastanza perché il francese era la lingua che conoscevo, quindi leggevo molto in francese,
che invece era tutto molto più curvato sulle chiavi psicanalitiche, quindi il rapporto con la madre. Io, ad esempio, sono sempre stata contraria a una lettura del rapporto matrimoniale di Wolf come assolutamente negativo, perché il marito le avrebbe impedito le gravidanze, perché il marito l'avrebbe ossessionata. No, io penso che il marito sia stato un compagno fantastico della sua vita, intanto perché è un uomo che aveva capito che viveva vicino a un genere. Non è così facile. Soprattutto nel 1912. Esatto. Quindi io ritengo quel rapporto comunque naturalmente non conoscibile, perché assolutamente privato e personale come quello di tutte le coppie, però un rapporto molto importante che lei molto spesso, insomma, proprio tiene in mano come una gioia della sua esistenza, non certo una calamità. Quindi queste letture non mi convincono, le letture femministe degli anni 70, perché poi le cose si sono evolute, e appunto le giovani donne oggi sanno coniugare bene questi due aspetti, no? Cioè il valore del femminismo radicale di Wolf assieme al suo grande valore d'artista. Quindi penso che sia stato un passaggio forse necessario, ormai superato, e adesso la libertà delle giovani studiose invece è molto più ampia. Questo è un bene. Quello che mi è sembrato di intuire da questi appunti, da questi appunti di discussioni che ho letto, è che si stesse proprio cercando uno strumento, cioè qualcosa che andasse a creare uno strumento di lavoro. Guarda, se posso correggerti, era certo un attrezzo, ma in quel caso, in quegli anni, era la ricerca di una pratica. Sì. Perché nel momento in cui tu riconosci una donna più grande di te, stai facendo un lavoro che poi si riverserà nella pratica dell'affidamento, ovvero nella capacità di credere nel rapporto con l'altra donna, di affidarti a lei e quindi di avere da lei la forza, il coraggio, l'impulso per tornare a quella primissima frase che hai letto, e la scoperta che c'è una donna più grande che ha rovesciato questa, come dire, assenza di valore simbolico, che come dire, è pesato sulla vita delle donne a lungo, in un valore. Ecco, quindi l'attenzione politica ha prodotto un risultato di pratica, certo. Pratiche politiche che erano necessarie per scoprire se stesse, eccetera, eccetera. Sì, una pratica che poi ha aiutato una formazione teorica, però certo, che è partita dalla pratica. Esatto, proprio. Sì, le parole, diciamo, i concetti più importanti del femminismo e della differenza sono sempre nati nella pratica. Quando le pratiche decadono, il pensiero diventa più torbido, meno chiaro, meno convincente, meno persuasivo, meno efficace. Ma secondo te c'è stato un momento in cui una pubblicazione, una ritraduzione, qualcosa è accaduto che ha cambiato, o forse è cambiato la pratica del femminismo, è cambiata per cui appunto non c'era più così bisogno di cercare solo uno strumento o una voce politica, ma qualcosa è cambiato nella lettura di Wolf che ha portato appunto alla lettura più attuale, diciamo. Ma secondo me questo è un lavoro che hanno fatto più le studiose che si sono appassionate non tanto a Wolf o solo a Wolf, quanto alla ricerca di grandi scrittrici completamente dimenticate o sottovalutate, o perché questa cosa è avvenuta anche nei confronti delle autrici italiane, no? Cioè improvvisamente c'è stato tutto il lavoro su Elsa Morante, su Ortese, su tantissime scrittrici che certo facevano parte di un firmamento, ma forse apparentemente non brillavano come gli scrittori loro contemporanei. Quindi è stato un po' un movimento che in parte si è mosso anche attraverso gli Women Studies, che io non ho mai apprezzato particolarmente, però indubbiamente lo scavo che è stato fatto in tante direzioni, rispetto a tante letterature, è stato utile. La cosa che non apprezzavo molto di quel tipo di ricerca era la ricerca di una sorta di compensazione per il fatto di essere state assenti dalla storia letteraria. Sì. Ecco, Wolf, come tu ben sai, non va mai in cerca di un riconoscimento di compensazione, ma chiede il riconoscimento come riconoscenza verso chi è più grande, sì. No? E quindi capacità appunto di prendere forza dall'altra donna e non di raccontare ciò che non è stato, perché la storia insegna anche quello, ovviamente. No? Ecco, da questo punto di vista, secondo me è stato poi a un certo punto un fiorire di studi di tanti tipi che certamente hanno un debito nei confronti del femminismo, a volte non riconosciuto, a volte lontanissimo, a volte invece esplicitato, ma
per la Società Italiana delle Letterate, insomma sono nate le associazioni intorno alle scrittrici, e quindi tutto questo dissodare ha permesso all'una, all'altra, all'altra di intuire delle cose che prima non si vedevano. Insomma. Quindi c'è sicuramente davvero da essere riconoscenti i diversi femminismi che hanno sollevato, no, la polvere che si era ben depositata su tanti testi meravigliosi. Però dopo c'è stato anche tanto lavoro di altre. E secondo me, appunto, da un lato c'è una libertà maggiore per voi giovani studiose, dall'altro c'è anche forse da stare molto più attenti a riconoscere reciprocamente i debiti. Cioè il femminismo dovrebbe riconoscere anche il debito di studi che apparentemente non avevano una radice politica immediata, e viceversa gli studi critici spesso hanno riconosciuto, no, questa chiave di lettura, questa, insomma, a partire da Simone di Beauvoir, cioè, certo, per non andare troppo indietro. Insomma, no? Quindi. Senti, correggimi se sbaglio, ma il primo lavoro scientifico, diciamo, che hai fatto, anche se più in questo caso più editoriale, cioè la curatela del volume Virginia Woolf e i suoi contemporanei, è stato forse il primo lavoro che hai fatto? Allora, quando ancora non era stato ristampato dal Saggiatore, sì, l'ho fatto per Alina Editore, per Alina, esatto, che era 2004. Un piccolo editore fiorentino, in una collana che era di uno dei miei colleghi più cari e amati, Paolo Bagni, il quale pubblicava molti testi appunto di poetica in termini molto vari, e io in quegli anni avevo cominciato a fare dei corsi su Virginia Woolf nella mia materia, quindi estetica, soprattutto appunto guardando al saggismo critico in quel caso, no? Naturalmente anche leggendo i romanzi. E avevo proposto, avevo incrociato questo libro molto bello, secondo me molto interessante, no? Perché permetteva appunto di vedere la Woolf nella sua immediata fisicità, nella sua bellezza, nella sua gioia di vivere, nella sua capacità di tenere rapporti con tantissime persone. Ovvero mi serviva proprio tecnicamente come appoggio fondamentale per la mia tesi, ovvero che non si poteva leggere Virginia Woolf a partire dal suo suicidio, bisognava leggerla a partire dalla sua vita. Ecco, che è quello che poi dichiari apertamente già nell'introduzione del tuo volume Il canto del mondo reale, che esce l'anno successivo, nel 2005, sì, per Il Saggiatore, e che mi interessa particolarmente perché viene dopo il lavoro di Fusini, quindi si appoggia a delle traduzioni, certo, che già avevano riscoperto, e come tu lo dici, c'era stata proprio la riscoperta della... No, proprio per me, fra l'altro, la voce italiana di Woolf all'epoca, poi soprattutto in tutti quegli anni, era la voce di Nadia Fusini, verso la quale bisogna essere proprio riconoscenti. Sulle traduzioni poi ti chiederò un'altra, sì, cosa, però quello che mi interessava era proprio questa tua tesi che tu esprimi già dall'introduzione, cioè molta critica, anche appunto le monografie esistenti all'epoca leggevano Woolf attraverso quella che viene definita la scienza del lutto, certo, che tu qui trasformi in una scienza della vita, e quindi è come un passaggio dall'ombra alla luce, no? Cioè guardare tutto nella chiave dell'ombra e guardare tutto invece nella chiave della, certo, luce, dove ovviamente in ogni situazione ci sono luci e ombre, l'importante è dove si guarda. Certo. E tu scegli qui di guardare la luce. Intanto mi interessa sapere come nasce questo volume, come nasce, allora, questo libro. Il libro nasce da una serie di questioni perché la studiamo già da tempo. Sicuramente nasce anche dai due corsi universitari, perché ringrazio i miei studenti di allora, di cui non ricordo ovviamente più i nomi, ma qualche volto sì. Perché quando fai lezione, se fai lezione a partire dalla tua ricerca, naturalmente fai tutta una parte che è, diciamo, di ordine monografico generale, eccetera, eccetera, però poi puoi ogni tanto, come dire, fare delle piccole verifiche, nel senso che provavo a vedere se ad esempio la mia lettura di Mrs. Dalloway convinceva o meno le studentesse e gli studenti, se loro avevano opinioni completamente diverse, quindi avevo certamente introdotto la questione della vitalità, proprio della joie de vivre, eccetera. Però la loro risposta mi confortava, cioè non sentivo delle cose positive, così come si erano sentite ad esempio nelle letture precedenti. No?
Poi avevo appunto cominciato a leggere molte delle biografie, sempre francesi che poi inglesi un po' più lentamente, però che quella ovviamente di Quentin. E quindi mi veniva davvero incontro una persona completamente diversa da quella che uno può immaginare se la immagina come una donna suicidaria, no? Ecco, perché allora quello in qualche modo appunto copre d'ombra il lavoro. E in più, anche rispetto alla famosa malattia mentale, no? Che sicuramente lei stessa dichiara la mia pazzia, eccetera, eccetera. Però non è convincente l'idea di una Virginia Woolf tremendamente depressa, perché chiunque di noi abbia anche solo costeggiato quel mostro orribile della depressione sa che non si lavora, cioè che non si lavora di fare niente, che non si riesce a fare niente. Allora, ci sono stati mesi nella vita di Woolf, lo si scopre dai diari, anche dai silenzi dei diari, dai silenzi delle lettere, in cui lei è stata molto male. Ma non era una depressione, come dire, di quelle orizzontali, perché lei appena questi mesi si concludevano, di fatto ricominciava a lavorare come una pazza, e ha lavorato tantissimo, cioè ci ha lasciato una quantità di materiali che possiamo continuare a indagare, non solo tutto quello su cui è stato scritto poi lei, ma lei ha lasciato, insomma, i 6 volumi dei diari, i 6 volumi delle lettere, i 6 volumi dei saggi, tutti i romanzi, le biografie, cioè, no? Cioè, talmente tanto lavoro, la casa editrice, quindi le letture che faceva Certo. per. Allora, solo come dire, la massa del lavoro fatto non ti permette, secondo me, questo davvero di affermare con argomenti sensati che lei è una donna depressa e suicidaria. Perché non si può, non è nell'ordine del possibile. Questo sguardo, perché non è nemmeno una chiave di lettura, è proprio uno sguardo diverso su È quello che perché lei ha mi è venuta scritto. incontro Sì, così, è proprio l'ho vista, sì, era come, è stato strano, no? Perché di sì. Certo. solito, ad esempio, questo non mi è capitato con Proust, con il quale ho convissuto a lungo, ma avevo meno un'immagine, perché Proust è meno vitale da questo punto di vista. Mentre lei proprio mi veniva incontro in una forma che poi attraverso le lettere ho scoperto essere la sua, perché quelle conversazioni Ecco, sono di una brillantezza, di una questo meraviglia era l'altro punto che volevo assoluta, toccare, cioè assoluta. l'importanza che hanno avuto le lettere, che Totale, emerge proprio a quello, lo totale, ripeti più volte, no? L'importanza che hanno avuto per te le lettere. totale. Dal punto di vista della chiave di lettura, molto più le lettere che i diari, perché i diari spesso appunto riportano la fatica, la malinconia, la tristezza, il dolore, anche se spessissimo raccontano la meraviglia di Londra piuttosto che della campagna. Certo. Le lettere però sono tutte straordinarie e sono state una compagnia quasi, come posso dire, ridevo, sorridevo, cioè una vera e propria compagnia che tirava sul morale, anzi a me se per caso ero un po' giù, perché è la ricostruzione assoluta e totale di un intero mondo fantastico, certamente un mondo privilegiato, un mondo fatto di benessere economico, di cultura straordinaria, di amicizie e di legami profondi con persone straordinarie, quindi è ovvio che quello che ci viene incontro è un mondo non così comune, però lei riesce a rappresentarlo con una gioia e con un'ironia, con una simpatia proprio, neanche empatia, proprio simpatia per ciò che succede, con la curiosità per i piccoli fatti, con insomma, tutte le lettere ai nipoti sono così, tutte le lettere agli amici, e in più, ovviamente, nelle lettere a volte anche delle discussioni molto serie su punti importantissimi Certo. del suo lavoro d'artista e del suo lavoro proprio anche di pensatrice. Quindi sono fondamentali. Ecco, tu pensi che possano aver avuto una influenza proprio anche sulla ricezione, delle lettrici, dei lettori? Ad esempio, quello che si diceva prima di come è cambiato, si è approfondito Guarda, la diffusione finché femminista. sono state sul mercato, sì, il dramma atroce per chi non conosce l'inglese, Sì. per chi non può comprarsele in inglese, eccetera, eccetera, anche perché insomma leggere delle lettere in inglese con tutti i giochi anche di parole, eccetera, eccetera, non è Certo. semplicissimo, non puoi sapere l'inglese che ti serve per viaggiare, ecco. E allora, da questo punto di vista, è veramente una perdita straordinaria non averle
ristampate, non averle magari rese in economica, non avere l'ultimo volume, che poi è quello che porta fino alle ultime lettere, quelle così strazianti al marito e alla sorella. Questo è veramente un peccato, nel senso che una ristampa di tutta quella corrispondenza non solo permetterebbe uno sguardo su quel tempo a Londra molto più complesso e completo, no? Nel senso che lì ci sono materiali per ricostruire la vicenda di tantissimi altri intellettuali, no? Quindi molto utili anche dal punto di vista proprio storico-culturale, di costume, eccetera. Ma poi sono, secondo me, una forma di avvicinamento a lei molto importante, che permettono poi di leggere i suoi libri senza pensare alla donna, appunto, stanca, noiosa, depressa, suicida, eccetera, eccetera, ma pensandola per com'era. Quindi anche i passaggi più dolorosi, non so, delle onde, no? Cioè, però sono come inquadrati a quel punto in una vicenda umana più complessa, non unidirezionale. Questo è molto importante, perché se no è vero che, siccome bisogna leggere Decimabook lentamente, perché non corre come con Dickens e con altri, è vero che a una prima lettura può sembrare che non succeda niente, non so. E uno magari abbandona una grande scrittrice perché non è arrivato il momento in cui capisce che cosa sta succedendo. Certo. Ma io sono andata a riguardare i titoli delle recensioni dei primi volumi di Lettere, e devo dire che erano tutti basati sulla sorpresa, cioè scoprire una scrittrice che fino a quel momento era stata letta, forse anche a causa, non dico per colpa perché non è una colpa, ma a causa del diario di una scrittrice, che ovviamente raccogliendo solo le pagine di lavoro è necessariamente più pesante, ma Leonard Woolf lo scrive chiaramente nell'introduzione, dice: questo non è un diario, se già un diario è parziale rispetto alla vita di una persona, figuriamoci degli estratti, questi sono solo, e in nessun modo si deve leggere una scrittrice per quello, però di fatto poi quello che capita, e che è capitato, è che leggo questo e penso che lei sia tutta così. Che sia anche più quindi geniale del necessario, no? Che ogni giorno lei si svegliasse e fosse solo esatto, lui. No, le lettere, ma infatti dico vero peccato, per me è totalmente incomprensibile l'abbandono da parte di Einaudi di questi materiali che ormai sono suoi, quindi sì, che potrebbero essere messi in circolo, immagino, senza grandi. Tra l'altro è anche una cosa che senti, allora, come io e te sappiamo molto bene, le lettrici e i lettori di Woolf sono tantissimi, tantissimi, quindi, e tutti cercano le lettere, nel senso che quelli che non hanno la mia età, quelli che non sono della mia generazione, non le hanno mai più avute disponibili, no. E non ci sono spesso neanche nelle biblioteche tutti i volumi. Ci scrivono anche come Woolf Society, ci scrivono per chiederci ma dove posso trovare i volumi delle lettere? Allora, questo significa che un pubblico, certamente non un pubblico da bestseller, ma insomma, un pubblico serio per tutti questi volumi ci sarebbe. Sì. Quindi è strano, però sono i misteri delle scelte. Senti, un'altra opera importante a cui hai lavorato, che anche qui parlando di importanza degli strumenti come le lettere, ma questo è diventato uno strumento importante di lavoro, è Voltando Pagina, una raccolta di saggi che esce nel 2012, quindi appena scaduti i diritti di traduzione in Italia. Mi racconti come nasce questo progetto, come nasce questa idea? Allora, editorialmente proprio questo, perché allora... Sia editorialmente, ma poi se vuoi raccontarmi... Allora, per quanto riguarda il mio percorso personale, io ho ovviamente letto già quasi tutte le diverse edizioni che dei saggi critici di Woolf aveva pubblicato, soprattutto La tartaruga, che aveva fatto Le donne e la scrittura, aveva fatto Ora in biblioteca, quindi aveva già raccolto dei materiali. Poi era uscito Il lettore comune per Il melangolo. Insomma, c'erano state tutte le altre piccole edizioni, sono venute molto dopo. A quell'epoca c'erano più o meno questi, quindi i saggi, molti, e La stanza tutta per sé, quindi molti di questi saggi c'erano, ma soprattutto c'era il volume introdotto da Ginevra Bompiani. Il saggiatore aveva fatto tradurre a Wilcock a Rodolfo Per le strade di Londra, e La signora dell'angolo di fronte, se non sbaglio è quello il volume saggiatore, che ha l'introduzione di Ginevra Bompiani. Quindi c'era una, come dire, c'erano
c'era un materiale importante già, come dire, sotto diritti del saggiatore o comunque sotto diritti facilmente riacquistabili per via di ricomprare le traduzioni. E quindi, siccome appunto nelle varie edizioni c'erano alcuni saggi che si sovrapponevano, altri che però indicavano che bisognava cercare anche altrove per avere tutti i riferimenti di cui lei stessa parla, ho proposto, perché mi interessava moltissimo questo aspetto, perché appunto dopo aver fatto dei corsi sui romanzi, avevo fatto dei corsi anche sui saggi della Woolf, assieme ai saggi della Moranta, assieme ai saggi di Bachmann, cioè andavo cercando le riflessioni delle scrittrici e delle artiste del Novecento, no? Anche perché contemporaneamente insomma, erano esplosi gli studi su Simone Weil, gli studi su Hannah Arendt, cioè c'era tutto un, come dire, veramente un firmamento di pensieri, di donne che, guarda caso, si incrociavano molto, no? Perché ad esempio tutta la questione dell'emozione del sentire di Virginia Woolf ritorna in altre scrittrici, ritorna nel pensiero di Attilio, insomma, ritorna in tante altre pensatrici. E quindi a me interessava moltissimo lavorare su questa cosa. E quindi ho fatto una proposta di ristampa con una selezione in parte identica alle altre due precedenti, in parte diversa, che nasceva dalla lettura dei 6 volumi che ormai erano usciti, quindi diciamo, il lavoro critico era stato fatto in Inghilterra, no? Con certo. Questa edizione meravigliosa, che permetteva anche di capire molto bene come si potesse lavorare, insomma, perché era cronologica, era totale, però contemporaneamente ti faceva intuire che tutta una serie, le tantissime recensioni che lei aveva fatto su autori che da noi non erano mai arrivati, erano semi sconosciuti, non potevano essere reintrodotti in Italia perché non avremmo capito di che cosa stava parlando. Quindi c'era la possibilità di lavorare su una selezione che in parte tenesse conto di quello che era successo in Italia, quindi già noto, benché scomparso dal mercato anche quello, e in parte tutto quello che ancora non era stato fatto. E quindi ho fatto questa proposta. Luca Formentone in questo è sempre stato molto aperto, molto disponibile, mi ha approvato il progetto, insomma io ho cominciato a lavorare, ho cominciato a decidere come organizzare questo volume, insomma, per renderlo il più possibile comprensibile al lettore e alla lettrice italiana, ma contemporaneamente che fosse anche una specie di ritratto della Woolf saggista, perché è un saggismo strepitosamente bello dal punto di vista della scrittura, oltre che del pensiero, ovviamente. Sì, fra l'altro è organizzato cronologicamente, ma anche per sì. temi, cioè sì, per è stato, tutto, movimenti di sì, pensiero. È stato molto, è stato lungo individuare il come. Perché da un lato la pura cronologia secondo me non aiutava molto, dall'altro l'assenza totale di cronologia, cioè la tematizzazione, come era stato fatto ad esempio con le donne e l'scrittura, quindi solo i saggi di Woolf sulle scrittrici eccetera, era in parte già stato fatto e comunque non aggiungeva conoscenza, perché la cosa che a me interessava era farla conoscere il più possibile, nella sua complessità e nella sua anche felicità di scrittura. Quindi la tematizzazione no, la pura cronologia no, a un certo punto in questo guidano sia il diario che le lettere, a un certo punto ho capito che forse il modo migliore era seguire l'andamento della sua creazione, quindi seguire gli step dei romanzi, diciamo, e intorno a ogni romanzo cercare tutto quello che in quegli stessi anni era stato davvero utile sia a lei che a noi come lettrici, per scoprire, dire, raccontare dei libri degli altri, quindi accompagnare la via principale, che sono i romanzi, restano quelli, con tutto quello di incredibilmente vario che lei faceva intorno al suo romanzo e ai romanzi degli altri. Però così, in modo che fosse chiaro che c'era in qualche modo una precisa scala. Sì. I romanzi vengono prima, l'artista è lì e da lì si può, come dire, si può costruire tutta l'isola che ci sta intorno, no? Quindi sono isole e penisole, perché poi ad esempio l'ho diviso anche nei saggi maggiori e nelle occasioni, in modo certo. che ci fossero le cose principali.
principali, ma anche le cose minori, anche le cose più divertenti, anche le cose inaspettate, anche le cose non pubblicate, appunto, perché uno degli interessi anche dell'editore era che non ci fossero solo le cose che già erano uscite. E devo dire che, insomma, l'edizione critica è stata molto molto utile, perché permetteva di capire. Naturalmente è una scelta molto arbitraria, quindi non ci sono cose che qualcun altro poteva ritenere assolutamente essenziali. Certo, se però, dovresti fare tutto ci volevano altri 6 volumi. Esatto, però secondo me, credo, insomma, che in questo modo la lettura del romanzo sia accompagnata in effetti anche molto, in modo molto ravvicinato dalla lettura, dalla riflessione critica. Perché è vero che, insomma, gli anni in cui esce Bennett e la signora Brown sono quelli, non 10 prima e non 10 dopo. Certo. E quindi se la questione del come si scrive un nuovo romanzo nasce in un certo momento, certo, e nasce quel saggio, è chiaro che quel romanzo non poteva che andare in quella direzione. Sì, cioè, sì. È una sorta di osmosi, tu capisci meglio la sua scrittura critica, ma a quel punto capisci anche come mai, no? I famosi lampioncini diventano... Chiaro, la vita che non è simmetricamente, esatto, predisposta. Esatto, sì, sì, certo. Quindi da questo punto di vista il lavoro è stato fatto con quelle intenzioni. Quanto questo sia immediatamente comprensibile a chi legge non sta da dire. Beh, però è sicuramente una... cioè già dall'indice ci si sente accompagnati in quel volume. Senti, ma le traduzioni... e l'importanza delle traduzioni di Fusini, dicevamo. Allora, ecco, mi interessava capire, poi ovviamente di questo parlerò con Nadia Fusini più nello specifico e le farò tutte le domande del caso, però mi interessa il tuo ruolo di lettrice in questo caso, cioè tu avevi già letto Wolf in italiano, quindi l'avevi letta probabilmente tradotta da Alessandra Scalero, Giulia Celenza. Certo. Com'è stato rileggerla, cioè... Allora, ci sono due piani. Da un lato, sicuramente la mia rilettura è arrivata quando ormai il mio interesse era molto più profondo ed era stato anche molto più approfondito da una serie di letture, certo, che a una primissima lettura io non avevo fatto, quindi non è colpa, diciamo, di quelle traduzioni se la passione non è scattata subito. La voce di Fusini è stata per me molto convincente e sai, il problema è che, appunto, se tu ti occupi di romanzo, tu sai, soprattutto, come dire, ne parli quando questo romanzo è già in un'altra lingua, quindi è un altro romanzo rispetto all'originale, la voce che scegli è molto importante. Perché non c'è dubbio, io sono molto convinta, ma non sono l'unica, ho dei predecessori ben più importanti di me, che la traduzione è un atto critico. E quindi, come dire, è dall'interno anche dello scavo nella lingua che esce il pensiero critico. Non è un caso che Fusini abbia fatto lunghe introduzioni a quei romanzi e anche ai saggi, perché è chiaro che non è una semplice traduttrice, chiaro, mentre le altre erano anche semplicemente dei traduttrici, al massimo c'erano, forse c'era qualche nota del traduttore in fondo, insomma. Non ricordo neanche però qui invece senti che c'è proprio il peso di una traduzione che ha, come dire, che è diventata un'autoriflessione, che poi diventa una riflessione sull'autrice. E tanto è vero che sicuramente, ad esempio, Lutto e Malinconia accompagnano abbastanza in quei due meridiani, no? Poi io credo che la stessa Nadia si sia man mano avvicinata sempre più a un'idea vitale, perché sa bene, e lo dice nelle introduzioni, che la vita è la materia, certo, su cui scrive Wolf. Però ci sono dei passaggi che indicano anche una sua particolare attenzione a questo côté del lutto e della malinconia, insomma. Quindi, e infatti io, quando ho scritto, allora poi non conoscevo minimamente Fusini, dico nel mio primo libro che ho baruffato con lei nella mia testa, perché ovviamente da un lato apprezzavo tutto il suo lavoro, dall'altro, quando non ero d'accordo, mi scattava non è così, come giusto che sia, no? E come negli anni siamo andati sempre discutendo con molto rispetto reciproco, insomma, no? E questo però è stato importante, molto importante, al di là dei singoli passi che adesso sappiamo, che tu metterai in
cioè benissimo in tutta la questione della ricezione, al di là dei singoli passi censurati o non censurati, certo, del modo in cui l'hanno fatto arrivare in Italia, di cui tu hai già scritto, eccetera, no? Al di là di questo, anche l'avere un'unica voce molto utile. Esatto, cioè quello secondo me il grande lavoro di Nadia Fusini è stato poi questo ridare, dare una voce, non ridare, ma dare proprio una voce che fosse poi la sua. Esatto, e che tu ritrovavi da un romanzo all'altro, no? Senza i normalissimi, giusti scompensi che ci sono quando produrre sono più autori. Sì, sì, infatti io una cosa che mi chiedo e che su cui vorrei riuscire a lavorare è anche proprio l'influenza che ha avuto questa nuova voce di Woolf sulla lettura italiana, perché si capiscono poi, secondo me è profonda l'influenza che ha avuto ed è dovuta sia appunto al merito intrinseco, diciamo, delle traduzioni, sia al fatto che Nadia Fusini è anche una bravissima insegnante e quindi lei ha avuto, diciamo, e ha ancora schiere di studenti, di studentesse che non solo l'hanno letta in una certa chiave, ma che adesso proseguono il lavoro con lei in quella chiave. È come gettare un sasso e avere tutti i cerchi intorno. Questo fa sì che queste letture in particolare si stiano diffondendo, insomma, e quindi aiuta molto la ricezione, naturalmente aiuta la ricezione in questa direzione, perché adesso poi, come tu ben sai, le traduzioni si moltiplicano, quindi le discussioni si riaprono, però tanto meglio, perché anche ad esempio per una come me, che si deve affidare alle traduzioni, perché posso anche leggerla e avere le mie opinioni personali su certi passaggi, però io poi mi fido, come dire, di una più profonda competenza. Allora anche per chi la studia, e la studia tenendo presente il pubblico italiano, la studia nella sua voce italiana, le differenze sono utilissime, perché producono pensiero. Chiaro. No? Che poi è quello che voleva fare Woolf, quindi si può fare, naturalmente uno potrebbe fare anche un lavoro di comparazione minuta, ma anche se non c'è la comparazione minuta, se tu hai una voce nell'orecchio, no? È quello che faceva Prusco, il pastiche, cioè una volta, lui dice, una volta che hai capito la canzone di un autore e ne conosci il ritmo, la pulsazione, puoi scrivere come lui per pagine e pagine. Ecco, se tu hai nell'orecchio la traduzione di Fusini, non ti dico che subito di ogni diversa traduzione ti rendi conto nei singoli passaggi, però magari nei punti su cui tu ti sei soffermata di più, o perché ti hanno incantato, o perché non li hai capiti, o perché dovevi ritornare, ti accorgi se ci sono delle differenze. E questo è molto molto utile, perché ti fa intuire la potenzialità della parola, sì, sia nella nostra lingua che nell'altra. Che nell'altra. E siccome la parola è tutta. Sì, come se ti illuminasse, no? Delle zone diverse, certo, offrisse delle riflessioni diverse. Certo. Senti, a proposito appunto di lettura, tu hai collaborato a lungo con la Biblioteca delle Donne di Parma e poi con la Libreria delle Donne di Milano, e quindi hai avuto modo di avere un rapporto e di interloquire con le lettrici materiali di Woolf, cioè che venivano e chiedevano il libro impresso in biblioteca, piuttosto che acquistavano i testi di Woolf o su Woolf in libreria. Che rapporto c'era con Woolf, con queste lettrici? Cioè era un rapporto di cerco, appunto, vado a leggerla per cercare una madre di pensiero? Allora, in questi due luoghi in particolare, sicuramente nella biblioteca, poi perché non si vendevano i libri, certo, in prestito, sicuramente nasceva da un interesse prima politico che non semplicemente estetico, di lettura pure semplice, però certamente molte l'hanno cercata, perché appunto a partire dalle ragioni politiche, diciamo, cercavano anche i suoi romanzi, cercavano molto anche il diario. Molto, perché in effetti il diario poi è molto complicata la faccenda, ma insomma in tante scrivono diari, e quindi la lettura del diario conferma molto spesso magari una pratica personale, eccetera eccetera. In libreria invece era diverso, nel senso che c'era sempre questo elemento, ma contemporaneamente c'era ad esempio tutta la parte delle ragazze che facevano le tesi o facevano le esercitazioni su Woolf, no?
o perché avevano un insegnante al liceo che li aveva fatti appassionare, o perché avevano un corso qui in cui c'era anche Wolf, e allora venivano a chiedere anche i testi e quindi si componevano con loro delle bibliografie in cui diciamo Wolf diventava centrale per lo studio, e quindi da questo punto di vista era anche molto interessante, no, capire il perché arrivavano. Cioè, c'era quasi sempre un insegnante dietro alla loro ricerca, cioè quasi sempre, perché non credo che Wolf a 16-17 anni venga incontrata così, insomma. Quindi è anche vero che se c'è un'insegnante appassionata, questa passione, certo, si riverbera nel piacere della lettura. Però, sai, poi invece sugli acquisti, diciamo, più liberi, non ti so dire, perché c'è da dire una cosa, ad esempio, la generazione precedente la mia, cioè quella di mia madre, come dire, in molte l'avevano letta, in molte. Ricordo ad esempio la madre di un'amica che aveva uno scaffale solo Wolf. Cioè, per alcune è stata una lettura proprio, per alcune sto dicendo, se io ho 70 anni, quelli che adesso ne avrebbero 96 o 100, certo. Ecco, per quella generazione, in determinati, insomma, tra le donne lettrici c'era Wolf. Ma c'era, ecco, questo chissà se te lo ricordi o se me lo sai dire, come c'era? Perché Nadia Fusini racconta spesso di come sua madre e sua zia leggessero Wolf, e quando poi lei la lesse in inglese si chiese: ma com'è possibile che leggono questo e poi leggono gli altri romanzi che leggono? Cioè, come si coniugano, no, queste due letture? Poi la lesse in italiano e capì che in fondo era resa per essere una lettura per signore. Sì, certo. In italiano. E mi chiedo quanto, appunto... Può darsi che questo, come sempre, no? Tu sai bene che tutti i paratesti inducono la lettrice o il, certo, lettore a comprare una cosa invece che un'altra. Quindi sicuramente i paratesti wolfiani andavano nella direzione di una lettura per signore. Il problema, anzi la cosa incredibile, è che se tu cominci a leggere Wolf e ti piace, non ti piace perché è una lettura per signore, ti piace perché scopri qualcosa di te, e questo ha portato molte a farsi come una specie di scaffale, sì, scaffale Wolf. E questo secondo me poi è passato da un tam-tam. Io credo molto nelle letture, soprattutto delle donne, soprattutto quelle ancora più anziane di me, che molto, molto passasse dal passaparola, proprio, dal passaparola. C'erano anche meno pressione del mercato per la pubblicità, eccetera, sì, quindi i libri davvero li si scopriva perché li aveva letti una tua amica, eccetera. E quindi forse più che a un certo punto, più che essere semplicemente una lettura per signore, è diventata forse in parte per alcune in quella generazione una lettura che rendeva complice l'essere donne. E a quell'epoca l'essere donne, non invidiose una dell'altra, non cattive l'una con l'altra, era una scoperta molto piacevole, perché Wolf, sì, ama le donne e lo senti nei suoi testi, capisci? Quindi ha aiutato secondo me a sviluppare, quando ancora non c'erano le parole politiche per dirlo, quindi molto prima degli anni 70, diciamo nel dopoguerra, no? Perché insomma, prima non c'era molta possibilità di accedere ai libri durante la guerra, secondo me era una sorta di complicità appunto tra donne, non tra madri, non tra signore. Sì. E questo può essere stato un elemento, perché è bizzarro, no? Pensare che appunto, sì, ogni tanto ovviamente nelle varie librerie, io poi guardo sempre un po' di libri che ci sono, c'era qualcosa di Wolf, ma molto spesso ce n'erano tre o quattro, capisci? Cioè c'era Orlando, c'era, non sempre Le Onde, ma c'era Orlando, c'era Dalloway, c'era Alfaro. Sì. Cioè, e allora ti chiedi, le è proprio piaciuta, sì, dici, no? Perché sì, di sì, altre sì, trovavi... No, questo capita anche con Morante, chiamato Morante ha sicuramente Lenzoni e Sortilegio, L'Isola di Arturo, magari non arriva ad Aracena, no, allora poi non potevano, ma insomma non c'erano ancora, però questi due ad esempio ci sono sempre in coppia, no? Perché se ho letto uno, leggo l'altro. E a quell'epoca secondo me funzionava molto per passaparola, ma con questa idea della complicità che è molto interessante. Ecco, ma proprio su questa idea della complicità tra donne, non è un caso che il romanzo su cui discutono le femministe nel collettivo femminista della Libreria delle Donne di Milano è proprio Alfaro, mm-hmm, che all'epoca era Gita Alfaro, perché Fusini non aveva ancora ritradotto e ridato il titolo, ma ragionano su Mrs. Ramsay e Lily Preston.
Prisco, perché in fondo hanno tra di loro, anche se contestano un po' questo rapporto, perché in fondo loro cercavano appunto quella pratica secondo di affidamento. Secondo me non l'hanno molto capito quel libro, se devo dire, perché hanno lavorato molto sull'idea del cuneo d'ombra, sì. Leggendolo come una sorta di sottrazione femminile, non hanno visto, almeno non tutte, non so, poi nei resoconti che io ho letto, certo, anch'io perché non c'ero, nel resoconto si sente che non hanno capito minimamente la funzione materna, che non era solo incarnata da Mrs. Ramsay, ma funzionava nel legame tra tutte le relazioni del libro. Infatti non è un caso che si prenda sempre questa specie di polarità, l'artista single, l'artista zitella, certo, diciamo, e la madre che dà ragione al padre, la madre sottomessa all'uomo, cioè tutte robe, cioè tutte cose che sì, basta uscire da quest'idea che sì, il sì, libro sia costruito su questo rapporto e si metta al centro lei, perché lei è al centro sempre, quando c'è e nelle due parti in cui non c'è, è lei il centro, e la si guardi in tutte, vabbè, come aveva in parte anche già fatto Auerbach, devo dire appunto, sì, l'attenzione critica, no? Nel Canzerotto marrone, lui vede bene che questa coscienza pluripersonale è della signora Dalloway e della signora Ramsay. Beh, questo non è stato visto perché non è stata vista nell'insieme dei suoi rapporti e quindi in questa funzione del creare e legare, che è tipico per Woolf delle donne, perché storicamente è stato questo, poi se sarà anche degli uomini, ben venga, moltiplicheremo la capacità, sì, di creare legami. Invece, lavorando solo su questa polarità, era come se si dicesse viva Lily Briscoe e abbasso Mrs. Ramsay, per farlo, sì, in modo un po' triviale, diciamo. Sì, anzi, vedevano quasi un affidamento non riuscito, perché sì, dicevano, esatto, in fondo è troppo simile a un rapporto madre-figlia. E invece, appunto, di nuovo, come vedi, l'attenzione al fattore arte avrebbe permesso di capire molto bene che quella famosa linea nel centro del quadro è l'insegnamento della signora Ramsay. È un insegnamento materno, ma non di un materno simbiotico. Assolutamente. Di un materno da donna più grande a donna che sta crescendo. Sì, sì. E quindi è anche tutto molto bello, ad esempio, tutti i ragionamenti di Lily Briscoe durante la cena, no? Questa idea di una ribellione che sia utile, quando Ramsay insegna che ribellarsi non è utile, no? Sì. Perché in quel cuneo c'è lui che arriva, è lui che dice le parole su di lei, sì, e lei, sì, tace. Certo. Insomma, però appunto per fare questa cosa bisogna leggere il libro non tanto alla ricerca di quello che ti interessa, cioè appunto che rapporto, sì, c'è tra madre e figlia, ma vedere se quella cosa esce da sola. Allora, se tu lo leggi per piacere tuo, per studio, eccetera, sei in qualche modo costretta a vedere un po' tutto. Se tu stai cercando una cosa, è chiaro che trovi quella, sì, trovi, certo, quella, ma magari appunto la trovi in una dimensione che è una dimensione, sì, che riduce un po' la portata del testo. Ma questo dipendeva appunto dal fatto che comunque c'era un percorso, diciamo, politico, certo, attraverso i saggi e poi sono arrivati i romanzi. Tanto è vero che molte, mi ricordo nel catalogo, molte preferiscono Gertrude Stein. Assolutamente, certo. Ma perché effettivamente era più utile in quel momento per quello, certo, che stavano cercando, certo, per quello, certo, che stavano leggendo. E infatti c'era dietro un rapporto tra donne, tra lei e Alice, quindi insomma, certo, era già più chiaro, diciamo, che lei non sarebbe mai stata né una signora Dalloway né una signora Ramsay, sì, non avrebbe, sì, mai, sì, potuto, sì, inventare quello. Adesso non ricordo se nel catalogo avessero letto Ida o una Ida, sì. Comunque. Sì, sì, che dicono proprio che Ida è una donna che non c'è, non esiste, e quindi ci resta più facile identificarci in una donna, certo, che non esiste, che non deve per forza affermarsi. Che non deve performare nessun ruolo. Esatto, mentre, diciamo, Lily deve essere un'artista, sì, Mrs. Ramsay deve essere una madre, ruoli, e quindi i ruoli ci sono. Dice, ma io invece non voglio essere ma anche lì, vedi, quindi, sul fatto che ci siano i ruoli, e ci sono, molto interessante, perché quei ruoli, alla fine quei ruoli non sono mai perfettamente aderenti alla sua invenzione. È come se lei registrasse che ci sono dei ruoli, ma guarda caso poi non è possibile stare dentro quei ruoli, c'è sempre qualcosa che
esce di qua o di là, no? Certo, anche nel suo ruolo di perfetta moglie, a dimostrazione che appunto una donna non può essere compressa nel suo ruolo, se vogliamo leggerlo in quella chiave. Che certo. Perché tu non riuscirai mai a non vedere la donna anche se è una madre e anche se è una moglie. Mrs. Ramsey è una donna, non c'è dubbio. Certo. Quindi, senti, un'ultima domanda che vorrei fosse un po' la stessa per tutte le intervistate e tutti gli intervistati. Se, a proposito di passaparola e dell'importanza del consiglio, se oggi dovessi mettere in mano a una giovane lettrice o un giovane lettore un testo di Woolf, un romanzo o un saggio, da cosa partiresti? Allora, io partirei dalle lettere se esistesse. No, allora, un saggio non avrebbe molto senso se bisogna conoscerla. Guarda, io metto da questo punto di vista sullo stesso piano Dalloway e Alfaro, nel senso che sono due libri che nascono da una stessa temperie, no? Dopo gli altri si allontanano, nel senso che vabbè, quelli precedenti, beh, se no mi è molto divertito Notte e Giorno, io lo trovo un libro deliziosissimo, no? Quindi, però forse non si entra, però non entri tanto, esatto, nella Woolf che ti aspetti, insomma. Invece ti dico, in modo un po', capisco tu volevi un solo libro, insomma, però uno dei due, nel senso devo fare un regalo a una ragazza, sì, o un ragazzo che non l'ha mai letto, un regalo Dalloway o un regalo Alfaro. Perché ti dico, sento che c'è intanto c'è la stessa ricerca stilistica molto forte. Forse Alfaro permette di capire più direttamente una cosa molto importante di Woolf, ovvero che il suo universo emotivo nasce sicuramente dal rapporto con sua madre, con la perdita della madre. Però nello stesso tempo, questo è vero, perché il famoso mia madre era al centro della cattedrale, che è quella stessa cosa del bacio di Proust, no? Del bacio materno nella strada di Swann. Ecco, questa cosa di questa centralità, secondo me lì è più riconoscibile, quindi ci si avvicina in una chiave giusta, ma con un pericolo molto preciso, ovvero di prendere quel romanzo come una sorta di autobiografia. Sì. E questo è un errore molto grave, perché c'è quella famosa prima riga che lei scrive a Roger Fry con il faro non ho voluto dire niente, che va tenuta ben presente perché è una dichiarazione di poetica. Ecco, se questo scambio tra vita e opera, Alfaro lo può produrre con molta facilità, sì. Meno Mrs. Dalloway. Però è sicuramente, sono due capolavori. Certo. Indiscussi. Va bene, grazie infinite a Liliana Rampello per avermi concesso questa bellissima riflessione, lunga ma interessantissima. Grazie infinite. Grazie.